3-0 e 3 punti per la Juventus, che riesce a battere il Crotone con lo stesso punteggio dello scorso anno. Una partita equilibrata soprattutto nella prima frazione di gara, con la Juventus che ovviamente tiene il pallino del gioco, crea alcune occasioni, non riesce però ad essere particolarmente pericolosa, anche grazie a un Crotone che si difende in maniera ordinata. Però gli squali non riescono a ripartire e pensano solo a difendersi nella prima frazione di gioco, con la Juve che sfiora il gol solo nel finale con Matuidi al 37esimo e Alexandro al 41esimo. Nella ripresa tutt'altra storia, la Juve è più aggressiva, molto più vogliosa di sbloccare il risultato. Il gol arriva al 52esimo con Mandzukic su cross di Barzagli dalla destra, dopodiché la partita è in discesa per i bianconeri, che si rilassano, riescono anche a giocare meglio, trovano il raddoppio con De Sciglio entrato da poco con una conclusione da fuori dopo gli sviluppi di un corner, e il 3-0 sempre arrivato da un calcio d'angolo con Benassia che tutto solo sul secondo palo fa 3-0. Partita che termina virtualmente e di fatto al 70esimo con il Crotone che tira i remi in barca, la Juve non infierisce e diciamo che porta a casa 3 punti in maniera abbastanza semplice. Ascoltiamo l'intervista del dopogara. No, sicuramente il primo tempo avevamo fatto quello che ci ha detto il mister, l'avevamo preparata così, dovevamo cercare di sfruttare le poche ripartenze che la Juve ti concedeva, anche perché ci riaggredivano subito come riconquistavamo palla. Abbiamo tenuto un tempo e da quello bisogna ripartire, perché nel secondo l'aver preso gol ci ha costretto un po' a uscire, a cercare di pressare per recuperare palla un po' più alti, e la Juve con i suoi giocatori, che sono tutti grandi giocatori, con il fraseggio riusciva ad uscire e ci metteva sempre in difficoltà. È chiaro che conosciamo tutti la potenza della Juve, però forse il difetto del Crotone contro le grandi è questo, non riuscire a ripartire anche quando magari la Juve concedeva un po' di spazio quest'oggi. No, rispetto diciamo alle altre partite che abbiamo giocato con le grandi squadre, secondo me la Juve oggi ci ha limitato tanto nelle ripartenze, sono stati bravissimi perché ci rivenivano su ogni nostra riconquista palla a pressare in 3 o 4 e noi non riuscivamo a uscire dal loro pressing, che ci costringevano a calciare lungo e poi riniziavano l'azione. Invece con altre grandi squadre come Inter, così Roma, riuscivamo ad uscire dal pressing e a creare più pericolo. Oggi ci è mancato un po' questo, diciamo. L'ultima per me, adesso si va a Genova per la Coppa Italia, dopodiché l'Udinese in casa, 2 gare molto importanti, forse quella di lunedì prossimo ancora di più. No, sicuramente la Coppa Italia è importante, però il campionato per noi è quello che conta di più. Lunedì contro l'Udinese è una sfida importante, giochiamo in casa e è lì che bisogna iniziare a fare punti. No, sicuramente questo trittico di partite, dobbiamo pensare comunque sia di partire in partita, però queste 3 partite sono 3 partite in cui noi dobbiamo fare il massimo che possiamo. Ma l'ho vista come, questa è la terza volta che noi affrontiamo la Juventus, non abbiamo mai scelto la stessa strategia. E questo dimostra la forza della Juventus, nonostante tu possa andare alto a cercare di impedirgli la costruzione, hanno poi una qualità tale per cui ti impediscono di poter reggere una parità numerica. Noi ci aspettavamo una Juventus che occupasse il campo come ha fatto contro il Barcellona, e quindi con una difesa a 3, 4 centrocampisti, 2 grandi giocatori abili a smarcarsi tra le linee. E questo per noi diventava prioritario, diciamo, come adattamento, chiudere gli spazi centrali per creare densità e poter riconquistare la palla e ripartire. Siamo anche ripartiti, non l'abbiamo fatto con grande precisione, questo è vero, però abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e sono contento della prestazione dei ragazzi. È chiaro che queste sono partite che più tu riesci a mantenere, diciamo, sullo 0-0, più riesci magari a sfruttare qualcosa che ti possa far pensare anche di strappare punti. Questa è la nostra mentalità, poi bisogna riconoscere il valore e la qualità degli avversari. Giovedì c'è la Coppa Italia. Il valore della competizione è lo stesso del campionato, ma il turnover è prevedibile. Ma no, la Coppa Italia per noi era importante superare il primo turno, perché ci dà la possibilità, e comunque cercherai di giocare convinto e volenteroso di passare anche il secondo. È chiaro che per noi diventa importante anche dare minutaggio a giocatori che stanno giocando meno, anche per scoprire nuove risorse, perché alla fine non si può pensare che possano giocare sempre i soliti. Abbiamo bisogno, come l'anno scorso, di trovarceli alla fine tutti motivati, tutti qualitativi e tutti convinti di se stessi. E poi all'orizzonte un trittico che forse diventa fondamentale per chiudere bene l'andata. Non è il modo di pensare del Crotone.
stagione, credo. Prima di pensare che qualcosa diventi fondamentale, ce lo siamo dimostrati l'anno scorso. Noi abbiamo una qualità che dobbiamo difendere, che è la capacità di resettare ad ogni partita e pensare di andare su ogni campo per far punti. Noi siamo venuti questa sera con l'intento di strappare almeno un punto, senza almeno un punto, volevamo strapparlo con tutte le nostre forze, non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo pensare alla prossima partita, che è ugualmente importante, ma abbiamo fatto forse più punti, ma non conta, conta quello che tu, dopo il girone di andata vedremo quanti punti saremo riusciti a fare per fare anche una disamina. Ma io credo che noi abbiamo adesso, gli attaccanti stanno tutti bene fisicamente, Tonev è stato recuperato, ha fatto una grandissima partita per la squadra stasera, non siamo riusciti a servirlo per le sue qualità magari negli spazi. Sini ha recuperato, ha dato il suo contributo, Trotta sta bene, quindi come sempre noi crediamo che tutti i nostri giocatori possano diventare importanti e fondamentali, e poi fa parte del gioco magari perderne qualcuno per squalifica, insomma, di ammunizione durante il percorso.